Carissimi, noi abbiamo la gioia di celebrare insieme al nostro Signore Gesù questa Domenica delle Palme, la Domenica detta delle Palme. Infatti, possiamo anche chiederci perché la Domenica delle Palme in questo giorno del 24 marzo 2024 noi celebriamo. La Domenica delle Palme che ci porta verso la passione del nostro Signore Gesù. Prima la chiamavano anche il Domenica della Passione, insieme a Domenica delle Palme. E noi ascoltiamo il nostro Signore, vediamo il nostro Signore, contempliamo il nostro Signore Gesù che fa il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. Non è la prima volta che parte a Gerusalemme, ma questa volta il Signore parte e fa un ingresso trionfale, perché proprio sta per dare gloria al suo Padre e salvare l'uomo dai suoi peccati e anche dalla morte eterna, perciò accetta di andare a Gerusalemme per sacrificarsi, per dare la propria vita per noi. Ce lo racconta. San Giovanni nel suo Vangelo nel dodicesimo capitolo e come dicevo possiamo farci alcune domande intorno a questa celebrazione così importante per noi. La prima domanda perché questo ingresso a Gerusalemme da parte di Gesù? È vero che nella sua tradizione c'era anche la possibilità di festeggiare ogni anno quella festa che chiamavano il Sukkot, che era un pellegrinaggio per tutta una settimana e la gente veniva numerosa a partecipare a questa festa. E questa volta Gesù, dopo aver eh, fatto risorgere Lazzaro a Betania e c'era tanta gente che è venuta lì a Betania per vedere quanto il Signore nostro Gesù Cristo ha realizzato. Ecco, il Signore entra questa volta in modo trionfale a Gerusalemme e la gente ha saputo della, del suo ingresso, ecco perché... Quelli che lo seguivano, che hanno visto quanto ha realizzato, sono venuti ad accoglierlo. Alcuni hanno buttato per terra anche i mantelli perché Gesù possa passare sopra per onorare Gesù. Altri hanno raccolto anche le palme, le foglie delle palme, per, i rami delle palme per poter glorificare Dio che vede in Gesù, che, che vede in Gesù e che manda piuttosto in il nostro Signore Gesù per la nostra salvezza. Ecco i segni che sono lì eh, considerati come importanti e da un'altra parte noi sappiamo che Gesù prima di andarci ha mandato i suoi discepoli, due dei suoi discepoli a prendere proprio l'asino dicendo che l'avrebbe restituito subito dopo eh, la cerimonia. allora e nella prima domanda, perché entra? È per salvarci, per portare a compimento la sua missione. La seconda domanda, è perché questi qui hanno buttato anche per terra, hanno lasciato per terra anche i mantelli perché Gesù ci possa passare sopra? L'hanno riconosciuto come figlio di Dio. L'hanno riconosciuto così come sta scritto anche nel libro del, di Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, e l'hanno riconosciuto come figlio di Dio e così l'hanno accolto. Ma si sa che la stessa gente griderà che sia crocifisso. E, e questo perciò l'hanno voluto onorare. E buttando anche il mantello per terra perché Gesù ci possa passare, era un segno molto forte che dimostra che la gente in questo freddo accetta di spogliarsi per che il Signore sia glorificato e economicamente che, che sia anche dal punto di vista dell'onore e anche del, della gloria si sono spogliati praticamente della loro gloria, quanto vorrei che anche noi oggi possiamo spogliarci da ogni tipo di gloria per lasciare il posto al nostro Signore Gesù. E perché hanno raccolto proprio eh, i rami de 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 della palma? Infatti la palma era fra quattro eh, piante, eh, che, piante che erano molto importanti per loro. E allora prendendo proprio questa, la palma, con tutto ciò che contiene di economia, di, di, di cibo e di consorto, hanno glorificato il nostro Signore Gesù con tutto quello che avevano fra le mani e l'ultimo segno che, il signor, che questi qui hanno, hanno manifestato perché proprio l'asino hanno, hanno preso Gesù ha preferito prendere l'asino al posto di un altro animale tipo il cavallo il cavallo è l'espressione della forza dell'autorità, ma Gesù ci porta piuttosto la pace. L'asino anche nella Bibbia, se noi leggiamo anche nel libro del profeta Geremia, capitolo 9, versetto 10, troveremo che l'asino è riconosciuto come animale di pace e Gesù prendendo questo puledro ha voluto manifestare la pace che ci porta, non viene con prepotenza, ma viene con umiltà quanto vorremmo anche noi aprire i nostri cuori per lasciare il posto a nostro Signore Gesù che possa entrare e rimanervi. Buona festa della Domenica delle Palme e accogliamo Gesù nei nostri cuori e non con tutto quello che noi possiamo avere tra le mani.